santuari di Terra Santa ogni giorno accolgono pellegrini da tutto il mondo. Luoghi mistici dove si sperimenta la grazia della rivelazione. La custodia di Terra Santa ha il compito di custodire più di 50 santuari situati negli attuali confini di Israele, Palestina e Giordania. Dal Monte Nebo, luogo dal quale Mosè contemplò la terra promessa, ai santuari della vita, passione e morte di Gesù. Gerusalemme è considerata il cuore della Terra Santa. Sul Monte degli Ulivi, i santuari della Passione. Il pianto e il lamento di Gesù su Gerusalemme sono commemorati nella chiesa del Dominus Flevit, che regala uno dei panorami più suggestivi della città santa. Pochi metri più in basso, accanto al Giardino degli Ulivi, si trova la Basilica del Getsemani, luogo dell'agonia di Gesù. La mattina presto, Fra Benito apre le porte per ricevere le centinaia di pellegrini. È lui stesso a raccontare come la prima immagine che vedo ogni mattina è la Porta d'Oro, le mura di Gerusalemme. Noi francescani della custodia di Terra Santa conserviamo con tanto amore questi 8 ulivi piantati per ricordare l'agonia del Signore. In questi ultimi anni sono tantissime le prenotazioni, le visite ai luoghi santi. Anche il Getsemani è uno dei luoghi più amati dai pellegrini. Sono tante le celebrazioni delle sante messe, come così la preghiera dei cristiani e quelli che non sono cristiani. All'interno delle mura di Gerusalemme, i pellegrini ripercorrono le 14 stazioni della Via Crucis, una pratica iniziata dai francescani nel 1600 e che si ripete ogni venerdì fino ad oggi. Gerusalemme ha per i cristiani un cuore, la Basilica del Santo Sepolcro, dove si trovano il luogo del Calvario e la tomba di Cristo. È proprio in questo luogo santo dove è visibile la crescita del numero di pellegrini. Questa crescita del numero di pellegrini veramente è capitata da quando io sono qui. Sono già 2 anni e mezzo e posso dire che da quel momento i numeri si sono moltiplicati tanto, veramente non diminuisce mai. Le file, le messe, la presenza dei pellegrini, dei turisti, diciamo che è sempre continua, costante e affollata. Bisogna dire che questa basilica, la prima cosa è che c'è una regola, c'è uno statu quo in cui le 3 comunità che abitiamo, sia noi cattolici, sia i greci ortodossi, sia la comunità armena, i posti comuni come la tomba, come il Calvario, abbiamo la disponibilità per le celebrazioni a turni. Quindi quando capita il nostro turno, noi provvediamo ai pellegrini per le loro messe, soprattutto la mattina. Qui gli orari nostri sono molto, molto presto. Molto presto significa alle 4 del mattino, quando le 3 comunità insieme aprono la basilica. Le messe nei luoghi comuni cominciano alle 4:30, a cui si susseguono le celebrazioni per i pellegrini nelle diverse cappelle. Tutto è preparato per le celebrazioni. È disponibile anche il messale in diverse lingue. In modo che tutto sommato, in una giornata piena, abbiamo praticamente più di 20 messe. Il Santo Sepolcro è sempre aperto a tutti, sin dal mattino fino alla sera, pellegrini, turisti, tutte quelle persone che desiderano vedere il Santo Posto, toccare la tomba, e soprattutto per quelli che vogliono sperimentare la grazia del Signore risorto. Dai dati del Christian Information Center, che riguardano soltanto i gruppi che prenotano le messe nei santuari, è possibile vedere i numeri dell'impressionante crescita. Nel 2018 hanno prenotato la Santa Messa 14.650 gruppi, mentre nel 2019 16.490. Soltanto nel mese di novembre dell'anno scorso sono state celebrate nei santuari 7.356 messe. La presenza francescana in Terra Santa risale al 1217,
con l'arrivo dei primi francescani, una presenza confermata attraverso i documenti emessi dai papi nel corso dei secoli. Cioè, ufficialmente partiamo dal 1342, dalla famosa bolla Gratias Agimus, emanata ad Avignone dal Papa Clemente VI, con la quale proprio nomina i frati quali custodi dei luoghi santi. Alla custodia stessa dovranno appartenere i frati di tutti i paesi del mondo possibili, quindi internazionale. Con la bolla sono stati gettati non solo i fondamenti giuridici per la salvaguardia dei luoghi santi, ma sono stati incaricati a mantenere e aiutare i frati reali di Napoli, ai quali fu destinata l'altra bolla di Clemente VI, Nuper Carissime. Nell'archivio della custodia si trovano la bolla di Papa Martino V, emanata da Mantova nel 1421, i documenti datati 1746 del Papa Benedetto XIV, oltre che la riconferma del mandato da parte di Papa Pio IX nel 1846. Fino ai tempi recenti ci abbiamo l'ultimo documento, cioè non l'ultimo, ma tra i quali più importante è quello di Papa Paolo VI, Nobis in Animo, il quale proprio espressamente cita e conferma la protezione dei luoghi santi da parte dei frati e cita in quale modo loro possono, hanno diritto di fare questi raccolti, queste raccolte dei fondi per mantenere i luoghi santi. Quindi siamo già nel 74, le cose verranno poi confermate dai papi che verranno in Terra Santa, sia Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, sia Papa Francesco.